Freuler che cerca il dribbling, anzi si tratta di Grassi, subito ha girato Rincon, ancora Grassi che punta all'area di rigore avversaria, cerca la conclusione, si distende Neto per incontro Rincon, tiene palla però il ghanese e poi in orizzontale va a servire Dybala, libero c'è Lichtsteiner, lo chiude Spinazzola, il cross, la deviazione di Mandžukić, il palo, si salva l'Atalanta, vado a deviare in rete con la pancia, eccolo lì, scivola Caldara, Mandžukić non si aspetta probabilmente questo Mandžukić riesce a prolungare la traiettoria del pallone per Dybala all'interno dell'area di rigore, dribbling di Dybala con l'esterno del piede sinistro, va giù, protestano i tifosi della Juve, primo controllo di Conti, rivediamo quanto è successo poco fa con Dybala, eh sì, Toloi sfiora Pjanic, Dybala, Asamoah, crossa sul secondo palo a cercare Mandžukić, l'appoggio per Dybala! È un gol fantastico! Paolo Dybala! Giagli con la palla da calciare liberamente in porta. Ma guardate la coordinazione, la precisione e la potenza di un giocatore che ha un piede sinistro da favo. Limite dell'area. Spinazzola, prova a reagire adesso l'Atalanta, ancora Spinazzola, sempre Spinazzola, carica il destro, riesce ad allargare verso Kurtic, si propone Conti, prova la conclusione Kurtic, è troppo debole, gioca sempre con il sinistro, ma seguiamo questa azione adesso di Petagna, ancora Petagna, vicino c'è D'Alessandro, prova la conclusione Petagna, ma para, ancora un altro tentativo di contropiede della Juventus con Lichtsteiner che viene inseguito da Spinazzola che ha tanta corsa, riesce nell'anticipo Dybala ai danni di Masiello e poi mette in movimento Marchisio, arpiona il pallone, lo serve Lichtsteiner, cross basso di prima, Toloi mette in calcio d'angolo della Juventus. I due movimenti non sono stati sincronizzati bene. Mandžukić si propone subito Dybala che può attaccare ancora verso l'area avversaria, di nuovo Mandžukić è solo, Mandžukić 2-0, ma c'è sempre il piedino di Paolo Dybala, è lui che gli ha servito questo cioccolatino da un'iniziativa centrale. L'Atalanta non può concedere, deve trovare modo di stringere la squadra senza dover necessariamente, come ho detto, far rientrare sempre Petagna. È rimasto a terra intanto e poi andremo a sentire la reazione, però non si è alzata sufficientemente all'inizio, colpita la barriera, si è ristabilito intanto Kurtic con Dybala che prova ancora a seminare il panico nella difesa dell'Atalanta, Mandžukić! Facilità la Juventus in questo finale di primo tempo. L'Atalanta sta un po' rivivendo l'incubo di quella partita, la quindicesima, con la sovrapposizione di Asamoah, Rincon cerca proprio il compagno, il pallone gli ritorna in maniera fortunosa all'interno dell'area di rigore, circondato da avversari, Pjanic dalla parte opposta verso Mandžukić che spreca uno. Ho avuto quasi la sensazione che fosse indeciso su cosa fare. Bravo, chi c'era in mezzo pronto a buttarla dentro, il buon Paolo Dybala. E questo è il 2-3-1 che viene tentato da parte di Giampiero Gasperini con Freuler in appoggio rispetto a Petagna. Porta palla intanto Piazza che riesce ad allargare verso Rincon, la finta di Rincon al limite dell'area, ancora Rincon, sempre Rincon, la conclusione, il pallone che accarezza la... Nelle due stagioni e mezza a Genoa, intanto rivediamo quello che è successo. Sì, sì, l'ha toccata, l'ha toccata. Juventus è cresciuta l'Atalanta in questi minuti del secondo tempo. Spinazzola, D'Alessandro, Petagna, Conco! E accorcia le distanze l'Atalanta con un gran gol di Conco. Ha tentato la deviazione Neto, il pallone, il gol di Conco, che qui rivediamo con questa azione che ha portato al destro in controbalzo, in drop. Il giocatore dell'Atalanta accorcia le distanze, la formazione di Giampiero Gas, ancora Pjanic, Rincon prova la verticalizzazione per Mandžukić, l'intervento in scivolata di Masiello, calcio di rigore per la Juventus, fallo commesso ai danni di Lix, immediato il fischio. Alberto, una curiosità, in questo momento Gasperini non è d'accordo e lo sta abbracciando Bonucci dicendo è rigore e i due stanno scherzando a bordo campo. Parte Pjanic, 3-1 per la Juventus che ristabilisce subito le distanze. Aveva intuito Berisha, ma il rigore è stato battuto in maniera impeccabile dal mago dei calci. Colui che possesso di palla ha sempre molte soluzioni.
Conco recupera il pallone dopo l'errore di Neto, servito Freuler, tocca ancora per Conco, che stava per una grande opportunità. Scusami Alberto, stava quasi per entrare in campo Allegri, è stato fermato dal quarto uomo Massa, imbufalito per questo pallone perso. E ha realizzato 35 punti nel girone d'andata, non era mai successo nei precedenti 55 campionati di Ave, la squadra bergamasca. Conti va sul fondo, il cross al centro, Latte, il palo e il gol, riapre la partita l'Atalanta con il primo gol da professionista del Liechtensteiner, ne approfitta Latte, accorcia l'Atalanta, si riapre la partita. E cambia di nuovo idea Gasperini, perché a questo punto entrerà Gomez, non più Melegoni, oltre a Bonucci nella Juventus al posto di Pjanic. Gol meraviglioso. Conti, sono d'accordo con te, con Costa facendo veramente una grande partita. Giocatore polivalente, può essere impiegato in difesa, a centrocampo, Petagna, limite dell'area, Petagna! Si salva Neto in due tempi, evita anche il calcio d'angolo. Ho avuto anche la sensazione che Congo abbia trasmesso energia a tutti gli altri. Intanto cambiano i tecnici, difesa 3 per la Juventus, difesa 3. Bene, il pallone.